Cari amici, bentrovati. Questa seconda domenica di Avvento coincide con la solennità dell'Immacolata Concezione, pertanto i testi adottati sono quelli di questa solennità. Le letture di questa domenica ci invitano a chiedere al Padre di poter essere anche noi come Maria, una degna dimora per accogliere il Signore che viene. E passiamo ora all'ascolto del Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della città della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo? Perché non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Questo dialogo tra l'arcangelo Gabriele e Maria ci racconta lo straordinario evento dell'Annunciazione. È un dialogo intenso e serrato. Si svolge in un luogo della vita quotidiana, la casa di Maria, in un villaggio a quei tempi quasi sconosciuto, Nazaret. Come dire, nulla di umanamente straordinario per ambientare lo straordinario di Dio. Vorrei per un momento capovolgere lo scorrere della narrazione dell'Evangelista Luca e partire dall'ultima frase di questo Vangelo. Un'espressione sicuramente decisiva per la storia personale di Maria e per quella di tutta l'umanità. «Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». L'eccomi di Maria, che si autodefinisce la serva del Signore, acconsente che l'intervento prodigioso di Dio sia reso possibile. La fede di Maria, giovane donna di Nazaret, consente che lo Spirito Santo scenda su di lei. La sua fede permette che la potenza dell'Altissimo la copra con la sua ombra feconda. Senza chiusure e senza pregiudizi, Maria ascolta le parole dell'angelo. Con una mente libera e aperta, accoglie fiduciosa le intenzioni di Dio su di lei. Con coraggio fa suo il piano di Dio. Per ogni donna mettere al mondo un figlio richiede coraggio. È una condizione particolare, senza uguali, che ti prende nella profondità delle viscere, che riempie la mente e il cuore di trepidazione, attesa, paura e gioia. Per Maria accogliere l'intervento miracoloso di Dio, ospitare le grandi cose che l'Onnipotente ha fatto in lei, è reso possibile dal coraggio della sua fede.
una fede che invita anche noi credenti a collaborare con fiducia all'iniziativa di Dio, che ci insegna anche sempre Dio ad operare per primo e che il Creatore, per mostrare il suo amore, ha bisogno che la sua creatura in piena libertà dica il suo sì. Ecco perché Maria con il suo sì, con il suo eccomi, è diventata l'immagine, l'icona dell'intero popolo di Dio. In lei ogni credente trova il modello da imitare, con lei ogni discepolo comprende il valore dell'ascolto, del discernimento e del dono di sé. E riprendiamo adesso il testo dal suo inizio. L'indirizzo di saluto che l'angelo rivolge a Maria, piena di grazia, il Signore è con te, è fonte di turbamento per questa giovane donna. Nel suo cuore si domanda che senso abbia un tale saluto. Parole troppo belle per essere vere. Forse l'inviato di Dio ha sbagliato indirizzo. Ma l'angelo provvede subito a rassicurarla. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. All'ascolto di queste parole, Maria allontana prontamente ogni timore e ogni esitazione. Non chiede un segno, come faremo noi, ma chiede cosa deve fare per accogliere il progetto di Dio. Ed è proprio da questo momento che la Vergine diventa il tabernacolo di Dio, la Madre nostra. Ed è proprio l'ultima parola di Maria, il suo eccomi, colmo di fiducia nel suo Signore, a concretizzare la prima parola del dialogo. Rallegrati. Maria ha accolto il piano di salvezza di Dio, il suo eccomi si trasforma nella gioia promessa dall'angelo all'inizio del loro incontro. Anche a noi è chiesto di non contare solo sulle nostre forze, ma di essere pronti ad ampliare le nostre prospettive per fare spazio a quelle di Dio. Anche a noi è concesso di gustare la pace interiore quando ci apriamo con fiducia al progetto di Dio, quando sappiamo farci luogo accogliente per gli altri. Anche noi possiamo essere ricolmati di gioia quando il nostro eccomi si trasforma in programma di vita. Dopotutto, la vera maternità di Maria è l'ascolto accogliente. Possa ciascuno di noi, uomo o donna che sia, incarnare questa maternità e farsi grembo accogliente per gli altri, per ogni altro. Buona domenica a tutti voi.